Le ho anche numerate, ho anche dato dei titoli. Fiaba numero 1, si intitola Fiaba del principe e della principessa. All'inizio mi sono ispirato, ho attinto all'immaginario delle fiabe, insomma, che noi tutti conosciamo, poi ho finito l'immaginario e ne ho scritte altre, insomma. Fiaba del principe e della principessa. C'era una volta una bellissima principessa, fanciulla, dagli occhi blu. C'era altresì, la stessa volta, un bel principe azzurro, forte, intelligente, simpatico, eppure ricco. La splendida principessa fanciulla aspettava il suo principe azzurro. Il bel principe azzurro sul suo cavallo bianco si mise alla ricerca degli occhi blu che tanto aveva sognato. Poi cadde di cavallo e si spezzò il collo. Soffrì molto prima di morire. Se lo mangiarono i lupi. I suoi resti non furono ritrovati. Fine. Come cazzo è sta storia che di colpo mi sveglio e mi ritrovo con 49 anni e mezzo sul grottone, in fila per tre, col resto di due, e la barba in bianca, e la vista cala, e la panza lievita, e il sale diventa fattore di rischio. Che fino a ieri ne avevo 20, fino all'altro ieri ero un bambino, giocavo ai soldatini, guardavo sotto le gonne delle mie compagne di prima elementare, avevo tutta la vita davanti, volevo fare il mago, l'inventore, l'astronauta, volevo fare Zorro, e mia cugina aveva gli occhi azzurri, io la volevo sposare, ma non avevo i capelli biondi, questo era un gran bel problema. Non sapevo nulla dell'amore, non sapevo le mazzate, il dolore, non sapevo le regole del gioco. E poi di colpo, una mattina di settembre, ti ritrovi con 49 anni e mezzo sul groppone e i postumi di una stronza da coglione e la lucida, lucida certezza che vendere o no, passa e di brutto tra i miei rischi. Poi, tanto, le Einaudi aspetta che muoio per mettermi nella bianca.